Buona serata, ben ritrovati a Tutto Ponente. Parliamo della città di Imperia, una città di Imperia che sicuramente qualche problema ce l'ha, come la piscina comunale attualmente ancora chiusa, ma ha anche altre situazioni che sembrano ora potersi avviare a soluzione, come la questione dei rifiuti. E ne parliamo con il sindaco Carlo Capacci, che ringraziamo per essere qui con noi. Benvenuto sindaco, Grazie, bentornato. grazie, buonasera. Beh, dicevo appunto, qualche problema, qualche soluzione in vista. Cominciamo dai problemi. Cominciamo da questa piscina comunale che prima era stata sequestrata dalla procura per il ritrovamento appunto di parametri fuori misura di Legionella, di questo batterio. Poi ci sono stati altri accertamenti, si parla anche di Pseudomonas, anche se viene per ora negato che siano stati ritrovati in effetti questi batteri fuori misura all'interno della struttura. L'impianto è stato dissequestrato, ma lei ha emesso un'ordinanza dicendo: se qualcuno mi dà garanzie ufficiali che tutto sia a posto, io la piscina non la apro. Questo mi sembra un po' in sostanza, no? La sua presa di posizione anche di, come dire, di autotutela, di sicurezza della salute pubblica, così. Sì, è una posizione, diciamo, doverosa, no? In quanto mio dovere è quella di tutelare la salute dei cittadini. Quindi a fronte di un'inchiesta della magistratura, nella quale non entro nel merito perché onestamente Beh, non è certo. una cosa che mi riguarda, nel senso che è un compito della magistratura. C'era stato un provvedimento di sequestro della piscina che poi non è stato convalidato per una questione relativa alla tipologia di reato, adesso anche lì, ripeto, non intendo entrare in questo merito, Sì, perché ma la procura parlava di allegato. disastro ambientale, il giudice ha ritenuto Sì, che non vabbè, fosse però quella la caratteristica, però. diciamo che però allegato al provvedimento di sequestro che mi è stato notificato il giorno del sequestro, c'era una relazione, diciamo, medica di analisi effettuate dove c'erano rappresentati dei valori assolutamente fuori norma, cioè dei valori 100 volte superiori ai valori massimi previsti dai protocolli, dalle normative vigenti su certi tipi di analisi che io onestamente non so valutare perché non sono medico, però io vedo che superano di tantissimo il massimo e quindi come diciamo dovere mio è di chiudere la piscina, nel senso di impedire, vietare l'accesso al pubblico, l'accesso ai dipendenti Rarinates che deve fare i lavori di manutenzione, sanificare e quant'altro, è chiaramente consentito, sono stati fatti credo dei lavori di sanificazione, sono stati fatti già degli altri prelievi per capire se appunto il problema è rientrato. Quando un medico mi dirà che non ci sono problemi per la salute pubblica, e un medico dell'ASL chiaramente, Sì, beh, io certo. provvederò a revocare l'ordinanza che impedisce l'accesso. Ecco, vi siete incontrati, c'è stata anche la commissione di vigilanza, avete incontrato anche il direttore generale dell'ASL Imperiese. Più o meno, lei immagina quando è che si potrà avere un risultato, un qualcosa Ma il che risultato, consenta di prendere una decisione ulteriore? ma dunque, c'è una questione proprio tecnica, mi hanno spiegato, relativa alla tipologia di batterio, alla tipologia di analisi, che necessita di 10 giorni per avere il responso. Quindi questi 10 giorni C'è una scadranno sorta di la settimana. incubazione che deve essere fatta in laboratorio per vedere se veramente c'è o non c'è il batterio, Sì, questo è. credo che sia una cosa del genere, e questi giorni scadranno la prossima settimana. Dopodiché, a seconda appunto del risultato, si potrà decidere di riaprire o meno la piscina. In tutto questo contesto c'è stata anche poi una riunione della commissione di vigilanza, abbiamo parlato con l'ASL, è chiaro che ognuno fa il suo mestiere, però vedere che non ci siano dei batteri in una piscina spetta, credo, un protocollo di autocontrollo del gestore, non è che possiamo, che può l'ASL in autonomia andare a fare dei prelievi ogni giorno, li fa Certo. ogni tot mesi perché sono da fare, però negli altri mesi il gestore che prende un contributo dal comune per tenere aperta la piscina deve avere cura della piscina, deve fare analisi, deve fare in modo che sia tutto Ecco, come ma allora prevede la tutto normativa. quello che è successo potrebbe mettere in discussione, come dire, l'affidamento della piscina alla Rinantes. Ma io adesso questo onestamente mi sembra un po' prematuro dirlo perché comunque, a prescindere dal fatto che è una decisione che spetta i dirigenti, bisogna ancora capire bene di cosa stiamo parlando, perché al momento non è chiaro, perché ripeto, c'è un'indagine del magistrato in corso che non ha ancora avuto un esito, diciamo, in una Certo. richiesta di rinvio a giudizio né in una richiesta di archiviazione. Ci sono state analisi che hanno dato risultati preoccupanti, abbiamo chiesto al gestore di essere più presente, di fare più attenzione a queste cose, che cose che io penso però non debbano succedere.
Ho visto che sono già successe anche in altre piscine del nord Italia, no? Quindi non è che siamo, certo, una volta tanto, non siamo l'unica piscina d'Italia che ha un problema. Non devono succedere da nessuna parte, ci vuole un pochino più di attenzione, un po' più di cura, ecco tutto qua. Poi qualcuno ha tentato di minimizzare dicendo no, ma era solo nella doccia, solo in una pigna di una doccia. Io non credo che sia il caso di minimizzare sulla salute pubblica, anche se era soltanto un batterio in uno spigolo recondito, in un angolo recondito dove nessuno va, comunque è un problema e quindi deve essere... No, certo, questo è fuori discussione. Non si può minimizzare dicendo ma no, ma era soltanto una pigna che tra l'altro c'era il calcare, quindi non poteva neanche uscire l'acqua, però no, non va bene così. No, bisogna qualcuno cambiare ha anche quella pigna della doccia, levarci anche il calcare perché l'acqua deve uscire, voglio esatto. dire, certo, questo è assolutamente fuori di discussione, ma tra l'altro avete anche in progetto come amministrazione degli interventi in quella zona, sia per la piscina, per la bocciofila, mi pare che ci sia anche adesso poi l'affidamento ulteriore, insomma, sì, qualcosa... Stiamo cercando con una progettazione di reperire dei fondi per fare delle opere di innovazione, diciamo, su alcune strutture che cominciano a dare un po' il segno dell'età e quindi magari certo. qualche rinnovo, innovazione appunto della struttura, credo sia il caso di cercare almeno di metterla in lavorazione, no? Poi quando si avranno i soldi si faranno. E quindi insomma intanto potremo vedere prossima settimana, speriamo che queste analisi arrivino innanzitutto e poi speriamo che diano un risultato tale da consentire che nell'arco della prossima settimana si possa riaprire la piscina di Imperia. Sì. Ecco, tra gli altri problemi se ne è dibattuto parecchio negli ultimi tempi, c'è stata anche un po' di, come dire, polemica sul piano politico, la questione dei lavoratori del porto, prima della Porto di Imperia Spa, poi fallita quella, la curatela fallimentare, quindi affitto di aziende da parte di GoImperia, si era arrivati al punto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che toglieva definitivamente la concessione alla Porto Spa, quindi anche alla curatela fallimentare, di dire beh, non rinnoviamo l'affitto, ragioniamo intanto con la concessione che ha fino alla fine del 2018 la GoImperia e poi bisognerà vedere col demanio di ottenere una nuova concessione, però di mezzo ci stanno 30 lavoratori. La situazione qual è a questo punto? Sì. Dunque, la situazione è che qualcuno ha tentato di fare diciamo un brutto scherzo di Capodanno ai lavoratori, perché il 31 dicembre non so chi ha iniziato a spargere la voce che la GoImperia avesse spedito le lettere di licenziamento ai dipendenti perché scadeva il contratto di affitto di azienda al 31. Questa secondo me è una cosa veramente vergognosa, perché sulla pelle di 30 persone che lavorano lì e fanno la propria... Perché non è vero questo. Perché non è vero, perché non era vero, no? E quindi cioè, mi è sembrata veramente una cosa, oltretutto di cattivo gusto, no? Quindi non è una questione di politica, è una questione proprio di essere maleducati e di cattivo gusto. È vero che il contratto di affitto era scaduto, è vero che c'era stato qualche problemino nel rinnovarlo, però è altrettanto vero che su richiesta dei sindacati abbiamo fatto un tavolo d'incontro nel quale abbiamo chiaramente spiegato che la priorità dell'amministrazione comunale era quella di salvaguardare i posti di lavoro. Poi sono passati i giorni, la GoImperia ha fatto delle trattative con i curatori fallimentari, questa mattina è pervenuta una ultima loro osservazione sulla proposta della GoImperia, quindi credo che la settimana prossima il contratto di affitto di azienda ha un prezzo molto più basso rispetto a prima, perché prima, ricordo, c'era una concessione demaniale in essere e c'era anche una quota a parte versata in conto acquisto che ora esatto. non c'è più, e quindi chiaramente noi dobbiamo fare l'interesse dell'ente, della società dell'ente, della GoImperia, certo. abbiamo chiesto una riduzione del canone, quello ci sarà accordato, stiamo cercando di appunto in queste ultime ore capire su che cifra ci si accorderà, e dopodiché il contratto di affitto di azienda sarà rinnovato per tutto l'anno 2018, anno nel quale bisognerà fare un organigramma della società, capire le necessità reali di personale, che magari potranno, perché tutti pensano che le persone dovranno andare a casa o che ci saranno meno dipendenti. Nessuno ha mai detto questo, io ho sempre detto, e anche Balbo, dottor Balbo Roberto, presidente GoImperia, che è necessario fare un organigramma della GoImperia, che ricordo GoImperia ha anche incorporato l'Imperia Servizi, la società dei parcheggi. Certo. E quindi non è detto che l'organigramma definitivo a regime della società sia composto da meno dipendenti rispetto a oggi. Può anche darsi, e credo che lo sarà, che sia possibile che ci siano
più necessariamente bisogno più di dipendenti. Più. E poi si farà, come sanno benissimo i dipendenti del Goimperia sezione Porto, bisognerà fare una selezione pubblica per la riassunzione, perché loro sono a tutti gli effetti dipendenti della Imperia, della Porto Imperia Spa in fallimento. E sanno anche benissimo che saranno inserite delle tutele, delle cause di premialità per le persone che hanno già lavorato nel porto. Sì, insomma, come è stato fatto la legge, ma in fondo anche con la Seris per le mense scolastiche si era vissuto questa, certo, questa situazione, quindi non si dice di fare, come dire, dei concorsi fasulli e gabbare la legge. Si può rispettare la legge e in qualche modo però tutelare anche chi sono anni che lavora già nel porto, così. È chiaro, perché noi comunque, come abbiamo fatto con la Seris, come abbiamo fatto con la AST, che abbiamo fatto un bando per ricercare un gestore esterno nel recupero nell'incasso dei tributi, e però abbiamo messo come clausola per avere più punti l'assunzione dei dipendenti attuali della AST, che anche lì credo che le offerte sono arrivate e sono, contengono tutte quante una proposta in tal senso, quindi cioè, non è niente di strano, non è niente di anomalo, è semplicemente rispettare la legge, e rispettando la legge mi pare che comunque si riesca anche a tutelare il posto di lavoro, perché ripeto, se noi cerchiamo un ormeggiatore per il porto di Imperia, un ragazzo che ha fatto l'ormeggiatore alla porta di Imperia per 10 anni, tanto c'ha il titolo di merito perché è il suo mestiere e conosce anche quel porto, conosce il porto, e rispetto a un ragazzo di un altro posto d'Italia, che adesso non vorrei, di un porto X, certo, del Mediterraneo, che magari è bravo come lui a fare l'ormeggiatore, però non conosce il porto, non conosce niente, è chiaro che in sede di valutazione queste cose sono valutate, ma sono valutate perché fa parte della norma. Cioè, discorso sono che valutate anche per gli impiegati, oltre che per gli ormeggiatori. Sì, gli impiegati, bisogna tenere presente che la società appunto ora ha accorpato anche la sezione parcheggi, sì. Bisogna costruire un ufficio amministrativo che porti avanti la società in quanto tale, no? Che fa parcheggi, fa il porto, poi magari domani potrà fare qualcos'altro, e quindi cercare di fare un ufficio amministrativo in grado di svolgere la sua funzione. Che peggio che possa succedere che magari uno non fa più, come dire, il segretario o la segretaria al bureau del porto, ma per i parcheggi Imperia, potrebbe accadere nelle cose. Non, ecco, lo so, comunque ci sta una mobilità all'interno di un'azienda, mi sembra che sia, cioè, certo, su un territorio che è sempre quello della città, non stiamo neanche parlando di trasferire persone e andare a lavorare a 20 miglia, no? Quindi parliamo stiamo dicendo che uno lavora a Porto o lavora a Neglia. Quindi, cioè, sì, no, per carità del cielo, cioè, poi voglio dire, la conservazione del posto di lavoro oggi non credo che possa permettere di andare a vedere queste sottigliezze, no, fra Porto e Oneglia, sarebbe abbastanza ridicolo. Il nocciolo fondamentale è quello di capire il futuro di queste, certo, maestranze, sia quelle più tecniche, diciamo, che quelle chiamiamole più amministrative, più da ufficio. Guarda, io ripeto, non sono in grado di fare previsioni, perché comunque si tratta di un bando pubblico che prevede requisiti e prevede delle formalità, però mi pare che la storia dica che i dipendenti Seris non hanno avuto problemi, hanno fatto il bando pubblico e il posto di lavoro ce l'hanno ancora oggi. Fra le righe ho colto un'altra notizia, AST siamo in dirittura. Sì, AST, diciamo, la commissione che deve valutare le offerte ha... AST, ricordiamo, azienda speciale tributi, sì, mi scusi sindaco, per far capire alla gente che deve andare in affidamento, giusto? Sì, la società che... l'agenzia delle entrate del comune, quella che incassa, certo, che incassa le bollette per il comune, sì, era diciamo società dell'AMAT, aveva il servizio affidato direttamente dal comune, è una realtà che era diventata troppo, cioè la quantità di lavoro troppo piccola rispetto al numero di persone, cioè l'aggio, diciamo, quindi la percentuale che veniva trattenuta era troppo alta rispetto al mercato, e quindi sempre per agevolare le finanze del Comune di Imperia si era deciso di esternalizzare il servizio tramite una gara pubblica che è quasi finita, a parte le condizioni economiche che sono state fatte, che comunque sono più vantaggiose rispetto a quello che oggi il Comune pagava all'AST. Quello che mi preme sottolineare è che noi anche in questa occasione avevamo detto che avremmo tutelato i posti di lavoro, sono state inserite delle clausole premiali per chi dichiara, per chi assume, si impegna ad assumere i dipendenti attuali dell'AST, e diciamo chi ha presentato le offerte ha tenuto conto di questo, quindi anche questi posti di lavoro saranno salvati. Quando più o meno
ci sarà, chiamiamola, l'apertura delle buste, via, come fosse un appalto. Ma le buste, le buste, diciamo, la prima fase di valutazione dei, diciamo, dei requisiti formali è già stata fatta, sono state aperte già le offerte economiche, c'è stata un'esclusione per motivi formali. Ora, se non ci saranno ricorsi, perché purtroppo a volte quando nelle gare capita, certo, che chi è escluso faccia ricorso, adesso io non so se questo succederà o meno, se non ci saranno ricorsi, diciamo che il servizio col nuovo gestore dovrebbe partire ad aprile. Se ci saranno ricorsi, si vedrà coi tempi dei tribunali. E a proposito di nuovi gestori, ci sarà un nuovo gestore ormai ufficiale, si può dire, anche se è nell'aria da tempo, anche per quello che riguarda i rifiuti. Amai Energia, il comune prenderà una quota, quindi sì, in buona sostanza servizio in house, come era stato già detto in precedenza, in passato, anche dal Consiglio Comunale, oltre che dalla Giunta prima della crisi, la definisco così, via. Sì, ma quello è la naturale evoluzione delle scelte che sono state fatte in Consiglio Comunale, delle delibere che sono state adottate, perché ricordo che il Consiglio Comunale di Imperia ha approvato una delibera di adesione al protocollo rifiuti zero, ha approvato una delibera per andare verso, per utilizzare il sistema di raccolta rifiuti porta a porta, ha approvato una delibera per decidere di scegliere di andare in una società in house e di valutare quindi le possibilità sul territorio. La possibilità sul territorio è stata individuata nella Maia Energia, che svolge già questo servizio in alcuni comuni della provincia, tra cui Sanremo. Questo anche in una logica di traguardare un obiettivo futuro, che è quello del 2020, che prevede un gestore unico su tutta la provincia. Quindi diciamo che ormai si è avviato un percorso dove credo che sarà naturale che il gestore unico sarà questa Amai Energia, società pubblica, che dovrebbe teoricamente, se andrà tutto come sta andando, svolgere il servizio su tutta la provincia di Imperia, un po' come Rivieracco per quanto riguarda il discorso dell'acqua pubblica. Tutto quindi, questo però deve passare dal Consiglio Comunale. Sì, deve passare perché sostanzialmente nel confronto che è stato fatto con Amai Energia per quando si è parlato dell'affidamento del servizio, è emersa una cosa che effettivamente è oggettivamente vera, e cioè passare dal sistema attuale con i cassonetti stradali a direttamente al porta a porta spinto può essere un problema, tanto di costi, perché aumenta il costo del servizio e quindi la bolletta. È anche un problema di, diciamo così, di educazione, educazione, cioè, nel senso ci vuole una fase di intermedia su. Allora io penso che sia corretto utilizzare e mettere in atto una fase intermedia dove ci sia un sistema di raccolta che è un po' una via di mezzo tra le due, ma soprattutto che non faccia aumentare il costo della bolletta. Per questo motivo che la Giunta recentemente ha approvato una delibera nella quale, da portare in Consiglio Comunale, nella quale poi si chiede appunto di approvare l'autorizzazione a modificare, a realizzare un progetto temporaneo che sia una via di mezzo tra il sistema attuale e il porta a porta. Qui però viene un po' alla luce il problema politico curioso, singolare se vogliamo, di Imperia, dove c'è stata la crisi in giunta, il sindaco sfiduciato da una parte dei suoi sostenitori, dal PD in modo particolare, numeri che non ci sono più come maggioranza in Consiglio Comunale, ma del resto non c'è neanche, non ci sono, fino ad oggi non ci sono stati nemmeno numeri, non si sono visti neanche le volontà di mandare a casa il sindaco con i sistemi che la legge dà a disposizione dei consiglieri comunali. E allora poi in Consiglio Comunale che succederà? Perché ormai ci siamo, sarà ai primi di febbraio, immagino, no? La faccenda rifiuti dovrà approdare al Parlamentino. Sì, lì? Lì i consiglieri comunali si assumeranno le proprie responsabilità. Cioè, è una pratica che come dire, è l'evoluzione e la prosecuzione di delibere già adottate, quindi per un principio di continuità amministrativa, oltretutto della stessa amministrazione, delle stesse persone, perché non è neanche una nuova amministrazione, certo, credo che non dovrebbe esserci nessun tipo di problema a votarlo. Se invece questa pratica non sarà approvata, è chiaro che il servizio di raccolta rimarrà esattamente così come è oggi, con ordinanza sindacale, sempre che il sindaco abbia voglia ancora di firmare, perché non è che sono proprio così. No, come dire, sì, anche perché non è che si può andare in proroga, io porto una proposta, quindi, ma io penso che è una cosa che ragionevolmente sarà approvata, perché veramente non ci vedo niente di, come dire, di diverso rispetto a quello che si è già detto e approvato. Poi relativamente al discorso della maggioranza, vorrei approfittare se posso permettermi, però ci mancherebbe,
Qualcuno ultimamente mi ha chiesto perché io, non avendo la maggioranza, non mi sono ancora dimesso, perché continuo a star lì. Ma io semplicemente lo dico chiaramente, io sono stato eletto dai cittadini imperiesi che mi hanno dato 13.500 voti al ballottaggio, quindi io porto un grandissimo rispetto per le persone che mi hanno eletto. In questi anni penso ho dedicato la mia vita all'amministrazione comune, sono state fatte tante cose, probabilmente sono stati fatti degli errori, cose comunque positive sono state fatte, ho recuperato 35 milioni di euro da spendere nella prossima amministrazione. I consiglieri comunali, come diceva lei, hanno il modo legale per fare cadere l'amministrazione, quindi la risposta alla domanda perché lei non si è ancora dimesso è: io non mi dimetto, se volete mandatemi a casa voi. Grazie, grazie a Carlo Capacci, sindaco di Imperia, per essere stato con noi e per averci chiarito un po' di situazioni importanti dal punto di vista amministrativo e anche qualcosina dal punto di vista politico. Arrivederci, Capacci, grazie. E arrivederci al pubblico. Buona serata.